chiamavano centrodestra, aspettano il loro Maometto che riunifichi queste tribù, ma non arriverà Maometto se i gruppi dirigenti di questi piccoli o medi partiti non avranno il coraggio di mettersi in discussione, di rinunciare a quelli che sono i loro attuali simboli, per aprire nel popolo, nell'Italia, in tutti i territori, una grande campagna per far nascere non nuove alleanze che medino tra Salvini, Alfano, questo e quell'altro, ma un nuovo grande partito, come ha fatto il PD, il Partito della Libertà, un partito liberale e popolare. Questo è il coraggio da avere adesso. Il PD deve fare la sua parte, assumersi un problema di sistema, ma noi dobbiamo essere capaci di indicare al popolo liberale e popolare un traguardo che forse non sarà subito e immediatamente agibile per il 2018, ma noi dobbiamo guardare alla storia di questo Paese. E se il PD farà la sua parte e di qui nascerà questo partito, togliendo spazio alle forze antisistema che ancora minacciano l'Italia, allora davvero l'Italia diventerà una democrazia matura, qualunque sia la sua legge elettorale. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Carfagna, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Quello che Forza Italia si appresta a pronunciare è un terzo no, un no convinto e consapevole, un no alla fiducia, un no a questa riforma della legge elettorale, soprattutto un no al modo di procedere e di governare del Presidente del Consiglio e del suo governo. Diversi sono gli interrogativi che ci poniamo in queste ore. Perché questa forzatura? Perché esasperare il clima dentro e fuori il Parlamento? Perché questa prova di forza e di arroganza degna di miglior causa in realtà? Non c'era un numero di emendamenti tale da giustificare la posizione della fiducia. Il voto sulle pregiudiziali aveva confermato un ampio margine di scarto tra maggioranza e opposizioni. E soprattutto non c'era e non c'è una necessità temporale, un'urgenza tale da spingere ad una forzatura dei tempi che invece sarebbe necessaria e indispensabile per quelle che sono le vere priorità del Paese, le vere priorità del Paese. Ma voi lo sapete che mentre noi siamo immersi qui in un dibattito surreale, che poteva svolgersi in altro modo, poteva concludersi anche prima e meglio, se solo ci fosse stata la reale volontà politica di scrivere insieme le regole del gioco senza strappi e tracotanza. Mentre noi siamo immersi in questo dibattito surreale, oggi l'Istat ci pone dinanzi uno scenario drammatico. Voi lo sapete che mentre noi stiamo qui a parlare di legge elettorale, la disoccupazione è salita al 13% e la disoccupazione giovanile è risalita al 43%. E ci vengono in mente le parole di Renzi che definiva come prioritaria la lotta alla disoccupazione quando a Londra nell'aprile del 2014 disse che la disoccupazione in Italia sarebbe scesa presto, nel giro di pochi mesi, al 10%. Sono dichiarazioni che non meritano di essere commentate, si commentano da sole, sono solo indicative della superficialità e della mancanza di serietà con cui il Presidente del Consiglio tratta quelle che sono le vere priorità del Paese. Dal 2014 al 2015 sono 70.000 i posti di lavoro bruciati, non c'è Jobs Act che tenga, non c'è decontribuzione che tenga. Durante il governo Renzi sono stati bruciati 70.000 posti di lavoro e è crollata la fiducia dei consumatori e delle imprese. Cosa diciamo a queste persone che non sono numeri, ma sono cittadini che lavorano, che producono, che consumano, che perdono il lavoro, che fanno fatica a ritrovarlo? Cosa gli raccontiamo? Cosa raccontiamo a queste persone che non vedono una prospettiva di fronte all'inadeguatezza delle politiche economiche e sociali del governo? Che siamo qui a litigare sulle regole del gioco perché le regole del gioco vengono prima della disperazione degli italiani? Che siamo qui a litigare perché Renzi ha fatto saltare il tavolo più e più volte? E allora la verità, e ce la dobbiamo raccontare fino in fondo, è che qui la legge elettorale non c'entra nulla. L'unica cosa che c'entra è un regolamento di conti interno al vostro partito e al vostro gruppo parlamentare che va avanti da mesi, da settimane e che voi scaricate sulle spalle e sulla pelle del Paese. Siete degli irresponsabili. Perché
Mentre il paese arranca tra tasse record che voi avete aumentato, perché voi avete aumentato le tasse sulla casa, voi avete tagliato i trasferimenti agli enti locali che hanno dovuto rivalersi sui cittadini, voi avete aumentato le tasse automobilistiche, i pedaggi autostradali, le tasse per esempio sull'acqua potabile, sui fondi pensioni e potrei continuare. Mentre il paese arranca tra tasse record, tra crescita in affanno, tra immigrazione incontrollata, tra disoccupazione alle stelle, voi le legate la sopravvivenza del vostro governo non alla vostra capacità di dare risposte alle emergenze del Paese e quindi di dare ossigeno alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori, ma semplicemente alla vostra capacità di portare a casa la legge elettorale che, così come è stata congegnata da Renzi e dal suo governo, è lo strumento principe per definire e consolidare gli assetti di potere della corrente renziana all'interno del Partito Democratico. Siamo senza parole, colleghi. Siamo senza parole perché forse pensiamo che nessuno vi abbia fatto capire fino in fondo quali siano le vere priorità del Paese. Per carità, scrivere una buona legge elettorale è un passo fondamentale che va fatto ed è il motivo per cui Forza Italia ha provato a condividere questa responsabilità per un lungo tratto di strada. Ma di fronte ad una scala di priorità che cambia, perché ostinarsi a bloccare il Parlamento e le istituzioni? Perché non utilizzare lo stesso decisionismo e la stessa tempistica per provvedimenti urgenti e straordinari che il Paese non può più attendere? Se il Premier girasse l'Italia per davvero, non solo andando nei luoghi simbolo della ripresa, dove poi la gran cassa dei giornali compiacenti trasmette l'idea di un paese che cambia grazie al tocco magico renziano, se girasse il paese per davvero, forse si chiederebbe se può essere soddisfatto di una disoccupazione al 13%, se può essere soddisfatto di un debito pubblico che ha superato i 2.000 miliardi di euro, di una gestione opaca del debito pubblico che ha esposto attraverso i contratti derivati il nostro paese per oltre 40 miliardi di euro, o ancora se può essere soddisfatto di un prodotto interno lordo che, nonostante le condizioni esterne favorevoli, cresce solo dello 0,7% e ci fa essere penultimi nella classifica europea davanti solo a Cipro. Queste sono questioni che richiederebbero decisionismo e anche capacità di forzare la mano rispetto ad eventuali ritrosie del Parlamento. Ma soprattutto sono questioni che richiederebbero serietà e amore per il Paese, prima ancora che per se stessi. Ecco perché, tornando alla legge elettorale, dico che non è stata Forza Italia ad aver cambiato idea, ma il PD ad aver cambiato mille volte le carte in tavola, tradendo quello che noi pensavamo fosse il suo vero obiettivo, che non era quello di modernizzare, semplificare il sistema e il Paese, garantire stabilità, governabilità e rappresentatività e garantire la costruzione di una solida democrazia bipolare. No. Il vero obiettivo era ed è quello di costruire un'architettura istituzionale, anche un po' sgangherata, non importa, ma in grado di rispondere e corrispondere alla sete di potere di Matteo Renzi. Per un anno noi ci siamo confrontati con il PD, abbiamo dato il nostro contributo, avremmo tradito la nostra storia se non avessimo partecipato a quello che ritenevamo un percorso riformatore, con l'obiettivo di costruire un sistema volto ad una sana, robusta, efficiente democrazia dell'alternanza, quella che Calamandrei definiva come il ritmo, il palpito, il cuore della democrazia. Questo era il nostro obiettivo. Siamo sempre stati d'accordo a costruire un sistema bipolare, addirittura eravamo d'accordo ad andare oltre, a costruire un sistema fondato sul bipartitismo, ma per ottenere questo, accanto al premio di maggioranza, bisogna introdurre soglie di sbarramento alte, così come erano previste nella prima versione della legge elettorale, altrimenti hai il dominio di un partito forte e incontrastato al centro e un pulviscolo alle opposizioni di partiti che diventano frammentati e irrilevanti, con buona pace della rappresentatività e del pluralismo politico che dovrebbero essere per tutti principi costituzionali irrinunciabili. Non è questo il modello di democrazia bipolare e maggioritaria che volevamo costruire. E ancora, il ballottaggio e il premio di maggioranza portano ad una forte legittimazione popolare del capo del governo. Si va verso una sorta di premierato forte. Per carità, siamo sempre stati d'accordo
ad una modifica in senso presidenzialista della nostra Carta Costituzionale, ma si deve avere il coraggio di scegliere la via maestra, quella di una modifica della Carta Costituzionale e non quella di una legge ordinaria come si sta facendo. E da ultimo, sommando la legge elettorale, è stato detto tante volte, alla riforma costituzionale l'effetto è quello di produrre un sistema in cui una sola forza politica non solo è in condizione di esprimere la maggioranza di governo, ma anche di scegliere e determinare la composizione di quegli organi di garanzia che dovrebbero fare da contrappeso. Ecco perché noi non ci stiamo. Ecco perché non era questo il sistema che avevamo concordato, sperato e sognato di costruire. E perché le istituzioni noi vogliamo riformarle, modernizzarle sì, ma non calpestarle. E allora, forse l'unica strada da percorrere oggi è quella veramente di rivolgersi al corpo elettorale. Se democrazia immediata e diretta deve essere, che lo sia davvero. Non abbiamo certo paura, non ci sentiamo una tribù smarrita, collega Dornato. E non abbiamo paura di rivolgerci al corpo elettorale. Sediamoci, lo dico a tutti i colleghi, mi avvio alle conclusioni, Presidente, che non condividono questa legge elettorale. Sediamoci e immaginiamo di promuovere un referendum. Non sarebbe per noi un ritorno al passato e rifiutiamo la narrazione renziana in base alla quale lui rappresenta il futuro e chi gli si oppone rappresenta il passato. La dicotomia non è tra innovatori e conservatori, ma tra chi vuole costruire una democrazia funzionante e chi una democrazia su misura. E tra l'antica democrazia e i nuovi totalitarismi noi preferiamo e siamo sempre a favore di una buona e sana democrazia. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Toninelli, ne ha facoltà. La ringrazio, Presidente. Il mio intervento ha un titolo e questo titolo si chiama Menzogne. In 5 punti diversi il Presidente del Consiglio e il Governo hanno tradito gli italiani e hanno raccontato palle. La prima, quella annunciata poche sere fa in un servizio al TG1 dal Presidente del Consiglio, che paragonava il suo intervento sull'Italia come la sua fiducia a quanto fatto nel 1923 da De Gasperi. Addirittura ebbe il coraggio di richiamare l'intervento di Moro in quest'Aula. Lui quindi ha equiparato l'Italia come quanto fatto come sua scelta sulla fiducia alla cosiddetta legge truffa.